Mangio meno così poi posso sgarrare di più. È un ragionamento talmente sbagliato per talmente tanti motivi che non so manco da dove cominciare a spiegartelo. Ma cercherò di essere breve perché ci vorrebbero ore e ore per parlarne. Intanto partiamo col dire che se ragioniamo in questo modo, quindi mettiamo questo famoso sgarro al centro di tutto, perché poi alla fine ruota tutto intorno a quello, tutto è fatto in favore di questo sgarro, quindi mangio di meno, soffro, vado a fare sport, mi alleno, corro, qualsiasi cosa, così poi posso finalmente fare sto sgarro devastante, mangiare fino a stare male le peggio maialate. Quindi vuol dire che stiamo mettendo al centro della nostra vita il cibo maialata, e già mettere al centro della propria vita il cibo non ha senso, che sia poi il cibo maialata ancora meno. Quindi proprio c'è un ragionamento a monte completamente errato, e non serve che te lo spiega io, cioè penso che ci arriviamo tutti che non ha senso ragionare in questo modo, voglio sperare. Altra cosa è che per quanto io possa tagliare l'alimentazione quotidiana, quando vado a fare sto famoso sgarro, che brutta parola, però così ci capiamo, c'è una disparità e una disproporzione tra quanto posso esagerare e quanto invece posso tagliare enorme, gigantesca. Perché adesso vi rovino la giornata, però una pizza margherita, una banalissima pizza margherita al piatto napoletana, arriva anche a oltre 1000 kcal, solo la pizza, ok? Se facciamo una serata bella maialosa, dove mangiamo le peggio porcate, beviamo un sacco, raggiungiamo migliaia e migliaia di calorie in un unico pasto. Quindi anziché uno, ne faccio magari due in una settimana, quanto devo tagliare per andare a compensare? Già il parlare di compensare è bruttissimo, perché non dovrei compensare niente, cioè devo mangiare bene, poi mangio la pizza o le altre cose tranquillamente, serenamente, se ho fatto tutto per bene non mi farà ingrassare, però non dovevo ragionare in termini di compensazione, altrimenti faccio un casino e vado poi verso disturbi del comportamento alimentare, noi non ci vogliamo andare, vero, da quelle parti lì? Bravi. Quindi anche lì, cioè io posso mangiare veramente tanto troppo e non riuscirò mai a compensare tagliando, perché quanto posso tagliare? Al massimo posso digiunare, se digiuno arrivo a zero calorie. Però ammettere, sky is the limit, come si direbbe, quindi posso mangiare veramente migliaia e migliaia di kilocalorie in più, senza colpo ferire, senza neanche esagerare, perché io vedo dei video, ormai vanno di moda, i food porn, cioè quelle porcate senza senso, che sono semplicemente una cozzaglia di alimenti super grassi o super dolci o quant'altro, che non fanno altro che rendere disgustoso l'alimento, perché poi diciamoci, se qualcuno piace quella roba lì è perché non sa mangiare, cioè tipo vedo dei video di gente che fa sti cornetti, prende sto cornetto, lo apre, da una parte ci va la Nutella, dall'altra parte ci va la crema al pistacchio, che già stai mischiando due cose che vabbè, poi ci mettiamo dentro merendine, cioccolatini, quant'altro, sopra ci mettiamo altra roba, toh, guarda sto cornetto, e questo è solo il dolce a fine pasto, 8000 kcal di cornetto che non ha senso di esistere, una roba così piena di porcate senza senso messe tutte insieme solo perché così si esagera e siamo tutti contenti. Quindi c'è questa proprio cultura dell'esagerare che non ha veramente senso, ragazzi, non ha senso. Io non capisco veramente come facciate alcuni ad andare dietro a questa tipologia di contenuti che hanno un miliardo di like. Ah, che bello, che bello, che bello, boh, contenti voi, però sono delle porcherie senza senso, vuol dire non sapere mangiare, non avere nessun gusto e né buon gusto, questo è tanto. Quindi quando vuoi tagliare per riuscire a poi a riuscire a mangiare quella roba lì senza colpo ferire, è impossibile, e quindi finirai sempre con l'esagerare. Altro motivo è che se tagliamo dall'alimentazione quotidiana le cose corrette da mangiare, o meglio più corrette da mangiare, per metterci le mega porcate, stiamo togliendo roba salutare e metterci la roba che in quelle quantità e in quelle modalità ci fa male. Perché un conto io che mangio una pizza, un conto io che mangio una pizza super mega maialosa, ne mangio tre, ok? Quindi se ne mangio una va bene, nessun problema, ne mangio tre super porcose senza senso, no. Quindi c'è anche questo da tenere in considerazione, che stiamo peggiorando la nostra alimentazione, togliendo alimenti che andrebbero mangiati
in maniera preferenziale per metterci più alimenti che invece andrebbero limitati parecchio. Quindi abbiamo poi un'alimentazione schifosissima, pessima, che anche, ragioniamo per assurdo, non ci faccia ingrassare, che se anche non ci faccia ingrassare, però comunque non mette il corpo in una situazione salutare, perché comunque stiamo comunque mangiando male. Quindi no, non ha senso ragionare in questo modo di mangio meno, mangio sempre meno, così poi mi posso sfondare di maialate e sperando di non ingrassare. Perché è un ragionamento super sbagliato. Io mi sono limitato a 3 motivi, li ho pure sintetizzati al massimo, però ce ne sarebbe da parlare. Quindi mi raccomando, vogliatevi bene e imparate a mangiare le cose buone. C'è anche nelle maialate, ci sono maialate e maialate, ci sono delle schifezze atomiche, tutta la roba del food porn è veramente improponibile, improponibile, e non so veramente come facciate a andare dietro a certa gente. E invece ci sono delle robe che sono sì magari delle maialate, però sono fatte bene, no? Cioè magari roba un pochino unta, un pochino cicciosa, tutto quello che vogliamo, però fatta veramente bene, fatta in maniera seria. Quindi insomma imparate anche a scegliere la maialata, perché cavolo, un po' di buon gusto, Dio santo.